Non mi sono messo a caso la maglietta di Superman, l'ho fatto perché questo simbolo in criptoniano significa speranza. La speranza che tutti noi dobbiamo continuare ad avere, la speranza che le cose possano cambiare e che le sale possano riaprire. Io non vedo l'ora di tornare a vivere quelle sensazioni magiche in quel luogo meraviglioso chiamato cinema. Non vedo l'ora di onorare il cinema, i fratelli Lumière una volta, con questo treno, no? Che si avvicinava sempre più all'obiettivo, fecero scappare, impauriti ma allo stesso tempo stupefatti, gli spettatori da una sala. Fossero vivi oggi, fratelli Lumière, magari girerebbero un film per far sì che gli spettatori tornassero in quella sala da cui sono scappati. Ecco, i fratelli Lumière non ci sono più, ma ci siamo noi. E quando le sale riapriranno, starà a noi tornare al cinema, far valere il cinema, onorare il cinema e godere, come si sa solo godere in sala. Perché scegliere il cinema? Beh, da malato quale sono di settima arte, di sala cinematografica in sé che ci tiene a supportarla e sostenerla ogni giorno, potrei dire tantissime cose, ma cercherò di riassumere in breve, in poche parole. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che non credo ci sia proprio paragone tra le due cose, cioè tra sala cinematografica e una visione a casa, qualunque schermo tu abbia. Sicuramente per qualità video, qualità sonora e per tutte un insieme di aspetti che arricchiscono una pellicola, tecnici, diciamo. Oltre a questo, però, la sala è un'esperienza collettiva, quella di cui abbiamo tanto bisogno in questo periodo. È un'esperienza magica, ti fa entrare nella magia, concentrato su quello che vedi e che senti, ti riesci ad immergere completamente. E insieme a tante altre persone, e quindi si condividono emozioni, ci si intristisce, si piange, si ride, ci si impaurisce, insomma, ci si emoziona insieme. E quindi è arte, è la settima arte, e come tutte le forme d'arte va vissuta al meglio, e la sala cinematografica è il meglio per i film, per il cinema. Spiegare in un minuto che cosa mi manca del cinema è molto complicato. La risposta più secca e sincera sarebbe probabilmente tutto. Anche le bruttissime pubblicità iniziali dei Ferramenta, delle agenzie di viaggio, dei ristoranti, via discorrendo, o anche, che ne so, lo strato super mega appiccicoso di un misto di bevande zuccherate e orsetti gommosi e popcorn, o perfino anche tutte quelle persone che fanno caciara in sala. Mi mancano anche loro. Insomma, per dirlo, questo vuol dire che sono abbastanza in astinenza. Ma quello che mi manca più di tutte è l'immersione, la completa immersione all'interno della pellicola. Il sentirsi annegare in un mare buio per poi rinascere in un mondo di luci, colori, emozioni e sentimenti. Ma questa sensazione solo la sala è in grado di dartela al 100%. Un isolarsi completamente dal mondo circostante per entrare in un'altra dimensione. Una dimensione fatta di mondi fantastici, di avventure impossibili, ma anche di storie intime e personali, a volte così tristi e spiazzanti da farti stringere il cuore. Per non parlare della sensazione di spiare la vita degli altri, subendone le gesta o anche i drammi. Quella sensazione bellissima di far parte di un tutto, perché quelle storie che vedi alla fine diventano anche parte di te. Insomma, un film visto in sala ti apre la porta per un altro mondo. E la chiave per quella porta mi è mancata ogni singolo giorno durante questo terrificante anno buio. Quindi, quando oggi mi chiedono che cosa ti manca del cinema, spesso non rispondo, oppure faccio un pochino il vago, addirittura minimalizzo, insomma, lascio tutta quella nostalgia dentro di me. Perché in fondo si ha sempre paura di essere derisi quando si parla di cose davvero importanti per noi, no? Io sono un appassionato di cinema e vorrei che i cinema riapressero il prima possibile perché ne abbiamo bisogno noi e ne hanno bisogno anche loro, logicamente. Spero che questo appello arrivi a chi di dovere e che venga aperto più presto possibile, insomma. Per noi stessi, anche per gli altri, insomma. Intanto noi,
troviamo anche un paio di due ore e mezza di svago, e anche una soddisfazione per noi stessi e anche per quelli del cinema, insomma. Speriamo che riaprano il più presto possibile. La cosa che mi manca di più della sala è la sensazione che si prova nel momento in cui le luci si spengono e sai che il film per cui hai pagato un biglietto sta per iniziare, e in quel momento non sai cosa provare perché sei curioso ma allo stesso tempo spaventato, non sai in che tipo di storia stai per essere catapultato, e magari sarà il tuo nuovo film preferito oppure un film che non ti piacerà proprio, però penso proprio che sia una sensazione magica e mi manca veramente tantissimo. La domanda più giusta è: perché non andarci? Il cinema è un luogo magico, è un luogo dove i sogni diventano realtà, è un luogo dove potete guardarvi il vostro film preferito, un qualsiasi altro film, avvolti da un'atmosfera magica. Da questo odore di popcorn, dai bambini che schiamazzano e ti danno fastidio mentre guardi il film, dall'addetto dei biglietti che ti stacca il ticket con cui puoi scambiare anche qualche parola, da quella sensazione di accarezzare la tua poltrona preferita quando ti siedi e aspetti che inizino i trailer, oppure durante l'intervallo per scambiare due parole con lo spettatore che ti sta al fianco, insomma. Perché non andare al cinema? Non c'è un solo motivo per non andarci. Io lo so che siamo abituati ormai alla nostra poltrona, al divano di casa e così via, ma il cinema è il cinema. E io sfido chiunque a dire di poterne farne a meno. Io non ci riuscirei mai. Quindi andate al cinema. Salve a tutti, io sono John Bauer e ho deciso di partecipare a questo video per sottolineare l'importanza del cinema, che per me è una grandissima passione con cui sono cresciuto e che continuo ad avere tuttora. L'esperienza della sala è una di quelle esperienze difficili da descrivere e da raccontare a parole, perché bisognerebbe viverla per poterla capire e comprendere appieno. Un'esperienza unica e inimitabile, già dal punto di vista del coinvolgimento e dell'atmosfera davvero molto suggestiva e particolare. Per quanto mi riguarda, inoltre, anche dal punto di vista visivo e sonoro, è tutto un altro mondo. E un altro aspetto che apprezzo della sala è il fatto di potermi confrontare con altre persone conosciute ma anche sconosciute, perché è bello anche scambiarsi opinioni, e anche questo fa parte dell'esperienza della sala. È appunto una delle cose di cui sento maggiormente la mancanza, proprio la sala, e spero che possiamo tornarci il più presto possibile, nonostante la situazione particolare in cui viviamo, in cui ci troviamo. Quindi questo è il mio augurio e la mia speranza. Detto questo, per me è stato un grandissimo piacere partecipare a questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Negli anni le sale di cinema hanno unito genitori e figli, coppie, comitive di amici, e hanno permesso anche al singolo individuo la visione tranquilla e pacifica di un nuovo film. Questo perché il cinema è un posto magico che coinvolge persone, idee, emozioni e divertimento. Pensiamo a quella volta che ci siamo talmente emozionati durante la visione di un film da piangere in sala. Pensiamo a quanto abbiamo riso avendo a fianco il nostro migliore amico. Pensiamo a quante volte abbiamo fatto rovesciare sul pavimento popcorn o caramelle. Pensiamo a quante volte siamo inciampati sugli scalini. Ecco, è proprio questo che mi manca: condividere la visione del film con le persone in sala, uscire e ascoltare le opinioni delle altre persone, tornare a casa sapendo di aver passato una bella serata, a meno che non si sia visto il Re Leone. Mi auguro di tornare presto a vivere quella magia della sala. Il cinema, secondo me, è un'arte straordinaria. È quell'arte che ci fa vivere un'esperienza unica. Un'esperienza che noi condividiamo con la nostra ragazza, con il nostro ragazzo, con la nostra famiglia, con i nostri migliori amici. E ancora di più, il cinema ci fa vivere un'esperienza unica con degli sconosciuti. È questa la magia del cinema. Ci fa vivere una storia drammatica, oppure una storia di fantasia, la commedia. Però tutti questi generi al cinema sono speciali.
perché ogni genere cinematografico visto al cinema è unico. Quindi, per favore, non uccidiamo la sala cinematografica, perché è un'esperienza unica e il cinema è un'arte straordinaria. Il cinema è un'arte che deve essere preservata e di sicuro neanche un periodo simile come la pandemia potrà mai smuoverla o comunque rallentarla, perché è un'arte giovane, solo 125 anni, e di sicuro non si ferma per una cazzata simile. Quindi prima o poi noi ritorneremo tutti quanti forti, tutti quanti insieme, in una sola piccola grande sala, il cinema, la sala cinematografica.